Ed ora la linea allo sport. Eccoci, ben ritrovati con Domenica Sport. Scaletta ribaltata, almeno per una domenica, spazio al basket, al derby del canestro tra la Vina Vilcipir Domodossola e la Paffoni Omegna. Andiamo in diretta dal Pala Raccagni. Daniele Piovera. Grande con la tripla a casa sua che sbaglia a rovere. 10 secondi per Domo. Ora e si chiude con la vittoria della Paffoni la derby, una partita non bellissima dal punto di vista tecnico. 5-2-6-1 il finale. Paffoni vince, si avvicina al primo posto. La Vina Vilcipir invece dice addio alla Serie B. E dunque siamo anche in diretta con Domenica Sport qui dalla Pala Raccagni. Si è concluso da pochissimi istanti il derby, la vittoria della Paffoni, come era per la verità abbastanza prevedibile e annunciato, 61-52 per la squadra di Ghizzinari, che si avvicina alla conquista del primo posto. Domodossola invece dice addio alla Serie B. Lo fa al termine di una stagione complicata, con l'esonero di un allenatore dopo 9 giornate, con tanti giocatori che se ne sono andati, e adesso in mezzo al campo i tifosi della Paffoni salutano la prima della classe e i tifosi di Domo applaudono sportivamente i loro giocatori, che ripeto questa sera hanno giocato una partita discreta. La Paffoni invece, dopo essere stata su più 19 all'inizio del secondo tempo, si è un po' eclissata. Ebbene, questa era dunque la partita tra la Vina Vilcipir Domodossola e la Fulgor Omegna. Ha vinto, come avete sentito da Daniele Piovera, l'Omegna con il punteggio di 62-51, con Domodossola retrocessa. Ecco, questa era la scaletta un po' ribaltata di Domenica Sport. Adesso partiamo con il calcio. È stata una domenica ricchissima. Sabato hanno anticipato le nostre squadre in Serie C, 2 sconfitte per il Gozzano sul campo della Carrarese per 2-1, mentre invece il Novara ha perso al Silvio Piola nel derby contro l'Alessandria. Gozzano comunque salvo. Per quanto riguarda la Serie D, andiamo con il tabellone dei risultati: Milano City Arconatese 2-3, Savona Folgore Caratese 1-2, Prodronero Borgosesia 3-1, Fezzanese Lavagnese 2-0. Non si è giocato Stresa Brava, vedremo il perché tra poco. Sanremo Lecco 0-2, Sestri Levante Ligorna 1-1, Borgaro Inveruno 2-1, Chieri Casale 0-1, per una classifica che vede il Lecco già promosso in Serie C con 80 punti, Sanremo 57, Savona 53, Ligorna 50, Casale 48, 47 l'Inveruno, 45 Folgore Caratese, Chieri 43, Bra con una partita in meno 43, Borgosesi a 37 insieme a Sestri Levante Fezzanese, a 36 la Lavagnese, a 34 il Milano City, 33 per l'Arconatese, a 25 lo Stresa anch'esso con una partita in meno, Prodronero e Borgaro salgono a 23. Come detto, non si è giocato a Stresa, o meglio si è iniziato a giocare, poi al 26esimo l'arbitro, per un suo infortunio, il signor Salvatore Morabito calabrese, non è riuscito a continuare il match, probabilmente uno strappo al gemello della gamba sinistra, ha provato a riprendere, poi però non è riuscito a portare a termine il proprio compito e quindi ha mandato tutte le squadre negli spogliatoi. Un po' di amarezza sia per lo Stresa sia per il Bra, che aveva effettuato questa lunga trasferta sulle sponde del Lago Maggiore. Fatto sta che comunque la partita si dovrà rigiocare dal primo minuto.
Adesso andiamo in eccellenza, giornata fondamentale. Trino Alicese 1-1, Pondonnas La Pianese 4-4, incredibile. Roce Arona 1-1, Orizzonte United Pro Eureka 1-1, La Biellese Aigreville 1-2, Accademia Borgomanero Lucento 3-1 nell'anticipo, Borgo Vercelli Vanchiglia 3-1, Verbagna Baveno 3-1 nel derby. E così il Verbagna a 180 minuti dalla fine è avanti di 4 punti rispetto al Pondonnas, 65-61. Accademia Borgomanero ancora in speranza per i playoff a 51, Aigreville 50, Pro Eureka 45, Alicese 42, Vanchiglia 41, Roce 39, La Biellese 36, Baveno 35, Trino 32, Borgo Vercelli e La Pianese 31, Lucento 26, Orizzonti United e Arona 16. Grande successo del Verbagna nel derby contro il Baveno. Alessandro Pratesi. Vince 3-1 il Verbagna contro il Città di Baveno e probabilmente potrebbe essere stata la domenica della svolta nel campionato di eccellenza, visto il contemporaneo pareggio 4-4 del Pondonnas con la Pianese. A 180 minuti dal termine del campionato i punti del Verbagna di vantaggio sono 4. Andiamo in cronaca a vedere il 3-1 maturato al Pedroli questo pomeriggio. Al sesto Verbagna avanti su un calcio d'angolo battuto da parte di Musso. Va con la sponda di Radamo, da pochi passi Gatti non può sbagliare per quello che è il gol dell'1-0 per il Verbagna. Alla quarto d'ora cross di Musso e bravo Poletti a respingere il tiro cross molto forte del giocatore del Verbagna. Occasione Baveno al 25 su un cross di Danzo, va col classico terzo tempo di testa di leva ma non trova la specchio della porta. Un minuto dopo strappa applausi d'azione tutta al volo del Verbagna, Austoni serve Cambul, tira al volo, termina di poco alto. Ci prova al 28esimo Piccirilli con il Baveno ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Poco dopo la mezz'ora Cambò tira fuori da buona posizione sprecando così quello che potrebbe essere stato, poteva essere il gol del 2-0. Al 34esimo ancora grande occasione del Verbagna sulla catena, Fortis e Musso imbastiscono l'azione, Austoni per Cambò, Cambò mette la palla per il rimorchio, Artiglia va a botta sicura, sembra 2-0 fatto, Eliseo è bravissimo a respingere sulla linea. Altra occasione del Verbagna nel recupero, cross di Ramponi, si stacca dalla marcatura Austoni ma di testa non trova la via della porta. Nella ripresa dopo 2 minuti la prima occasione ancora del Verbagna con Ramponi che mette la palla, non ci arriva Austoni con Lenz che poi sbaglia il cross e l'azione così sfuma. Al quarto sul cross di Cori Austoni mette a lato, al decimo arriva il raddoppio da parte del Verbagna col tiro deviato da Artiglia, la palla sbatte sulla traversa e poi l'impressione anche da fuori che ricada nella porta e così anche per gli assistenti anche per i guardalini del 2-0 Verbagna. Arriva al 3-0 al minuto 28 con il cross in aria, Menaglio allunga la palla di testa all'indietro e Gatti sigla la sua doppietta personale per quello che è il 3-0 per il Verbagna. Al 35esimo arriva anche un bellissimo gol delle Città di Baveno sugli sviluppi di un corner, Ramolo trova l'incrocio ed è il 3-1 finale. Arriva anche dopo il fischio finale la notizia del pari del Pondonnas, perciò Verbagna che vola più 4 a 2 giornate dal termine. 3-1 anche per il Borgo Vercelli, molto importante in chiave salvezza. Si impone per 3-1 il Borgo Vercelli sul Vanchiglia, una vittoria cercata fino all'ultimo ma soprattutto cercata con tenacia e con caparbietà e ottenuta con un risultato largo tutto sommato. Vediamo le cronache salienti, al primo punizione dalla destra per Sposito, testa di Speranza alto sopra la traversa, al quinto c'è un passaggio al portiere di Cravetto, intercetta Treviso e anticipa il portiere, al settimo però il Borgo Vercelli va in vantaggio, Petrillo 20 anni si destreggia in mezzo a traversari, poi fa partire un tiro che si insacca a fil di palo, complice una leggera deviazione. Al 24esimo però c'è il pareggio degli ospiti, pasticcio della difesa locale che in un retropassaggio Maffezzone perde palla, il portiere intercetta Di Leo che insacca a porta vuota per l'1-1. Al 41esimo cross dalla sinistra, Pavesi si eleva ma non a sufficienza per deviare a rete di testa la palla.
Nella ripresa, al settimo minuto, opportunità per il Vanchiglia. Di Leo, da posizione favorevole, fa partire un gran botta, deve in angolo Capello. Al diciannovesimo, Borgo Vercelli di nuovo in vantaggio. Petrillo, tocco in retro per Ferrarotti, entrato da solo due minuti, rasoiata che si insacca per il vantaggio dei padroni di casa. Al venticinquesimo, Treviso dalla destra per Petrillo, girata al volo del numero 9 che Capello alza sopra la traversa. Al trentanovesimo il terzo gol, Ferraretti assist per Pavesi che da posizione defilata insacca sul palo più lontano. Il Borgo triplica e chiude con il risultato finale di Borgo Vercelli 3, Vanchiglia 1. La Roccia invece ha pareggiato 1-1 contro l'Arona. Vediamo i gol. Questo, quello del classe 2000 IBA lanciato da Giorgio Rotolo ad inizio ripresa, il gol del vantaggio per i novaresi di Rotolo, e poi il pareggio siglato dall'ex Città di Verbania Dosso per l'Arona, un Arona ormai lanciato a tornare in promozione dopo un campionato complicato. Ecco l'1-1, adesso andiamo invece in promozione con i risultati. Juventus Domo, Dormelletto 3-0, Briga Ponderano 3-1, Bianzè Vogogna 1-2, Dufour Varallo La Chivasso 1-1, Sparta Novara Ceversa Mabiella 1-3, Piedi Mulera Oleggio 1-3, Valduggia Cossato 2-0, Tonfo Clamoroso dell'Omegna contro il Valdengo 4-1. Inutile il gol di Montani. Oleggio 63, Fulgor Valdengo 61, Piedimulera 51 e a rischio playoff. Briga 45, Valduggia 43, Cossato 41, Juventus Domo 40, Omegna 39, Sparta Novara 36, Bianzè 35, il Vogogna sale a 34 grazie al rigore vincente di Michael Nino al 90esimo, Dormelletto 30 insieme al Ceversa Mabiella, Ponderano 25, Dufour Varallo 24, La Chivasso 22. Il big match in Ossola tra Piedimulera e Oleggio ci viene raccontato da Martina Tomola. Prima sconfitta stagionale per il Piedimulera in casa, che cade contro la capolista Oleggio con il risultato di 3-1. La cronaca. Partono fortissimi gli ossolani che alla prima azione sbloccano subito la partita. Al quinto Marco Fernandez approfitta di un disimpegno errato della retroguardia ospite e appoggia Ceschi che sulla linea di fondo tenta il tiro ma Passarelli recupera e lo mura. Sul corner conseguente Marco Fernandez calcia direttamente in porta. La traiettoria è insidiosa e la sfera termina sotto gli incroci. Non passa nemmeno un minuto che al settimo il Piedimulera potrebbe già raddoppiare. Passarelli, pressato da Ceschi, rinvia corto. Marco Fernandez, dai 20 metri a porta sguarnita, calcia di prima intenzione, ma l'estremo difensore novarese blocca in due tempi. Al dodicesimo si fa vedere l'Oleggio e lamenta un rigore per un presunto tocco di mano in area di Gibbin su punizione di Vezzù. Al sedicesimo lancio dalle retrovie di Mammucci per Marco Fernandez, che cavalca la fascia sinistra, entra in area e sgancia un destro a giro che va di pochissimo a lato. Botte e risposte, al diciassettesimo è l'Oleggio a rendersi pericoloso. Maio, spalle alla porta, appoggia fuori per Mattioni. Tiro a botta sicura, Sivero respinge con i pugni e sul prolungamento dell'azione, ancora Maio, questa volta di testa, va a lato. Al ventitreesimo, lo stesso Maio si presenta tu per tu con Sivero, grazie all'imbucata di Salvigni, ma non inquadra lo specchio della porta. Al ventottesimo, Marco Fernandez, su punizione dalla distanza, tenta di sorprendere Passarelli. Palla di poco fuori. I ragazzi di Mister Dossena alla mezz'ora riportano il risultato in parità grazie ad un cross dalla sinistra di Zuliani calibrato al millimetro per la testa di Maio che con una bellissima incornata batte Sivero. La gara è avvincente, al 37esimo Mattioni dal limite tenta il tiro di potenza, Sivero fa sua la sfera. Al 38esimo anche il Piedimulera lamenta un rigore per un intervento di Sironi su Ceschi, il direttore di gara lascia correre. L'ultima azione del primo tempo si registra al 40esimo con un cross dal fondo di Progni. La palla spiove in area piccola e Andrea Fernandez sotto porta non riesce a realizzare il tapin vincente. Al rientro dagli spogliatoi al 7esimo gran palla di Progni tra le linee per Mammucci. Dalla destra tiro cross, Passarelli respinge e Progni tutto solo a centro area tenta la mezza rovesciata, ma il portiere novarese blocca. Non succede più nulla fino al 28esimo, quando gli Orange ribaltano il risultato con Vezzù che si inserisce tra Mammucci e Gibbin e si presenta tu per tu con Sivero realizzando il 2-1 ospite. Al 34esimo ancora Vezzù si rende protagonista grazie ad una punizione dai 20 metri su cui Sivero ci mette il guanto. Al 42esimo l'Oleggio chiude i conti e fa il tris grazie a Salvigni che su corner di Mattioni svetta tutto solo e di testa spedisce in rete.
L'ultimo brivido della gara si registra al 46esimo, quando Sivero vola sulla conclusione del neoentrato Marjanovic. Termina così 3-1 per l'Oleggio. Corre forte il Briga, che ha battuto 3-1 il Ponderano. Il Briga compie il suo dovere battendo 3-1 in casa il Ponderano, ma vede le speranze playoff ridotte al lumicino per via dei risultati provenienti dagli altri campi. D'azione di calcio d'angolo nasce la prima occasione da rete con Quadio, che mette in mezzo per Moretti, che ci prova in acrobazia. Sulla linea Freddini salva il Ponderano. È il quarto minuto e resterà a lungo l'unico tentativo serio di violare una delle due porte in questo primo tempo. Bisogna infatti attendere il 23esimo, poi il Briga colpisce. Lancio di 40 metri di Paracchini, Pitarresi ha un'incertezza e sul pallone si avventa Quadio, che anticipa il portiere e appoggia la sfera nella porta sguarnita. Al 29esimo brivido per Baccin e il Briga, con il tiro cross di Mancino che si adagia sulla traversa e torna in campo per essere allontanato dalla retroguardia dei padroni di casa. Pitarresi, al quinto della ripresa, tiene in partita il Ponderano. Il portiere dei bianconeri smanaccia in angolo la conclusione da dentro l'area di Paracchini. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, al 12esimo si accende una mischia nell'area del Briga, con gli ospiti che non riescono però a trovare il pareggio. Appena dopo il quarto d'ora, doppia ghiotta occasione per il Briga. Dapprima Salvatore tenta di sorprendere con un pallonetto Pitarresi, che rimedia all'errore in fase di rilancio. Poi è Fornara a presentarsi a tu per tu con il portiere e superarlo. Filopandi sulla linea si oppone con il corpo. Sul ribaltamento di fronte il Ponderano pareggia con Petrillo, che in tuffo di testa raccoglie un traversone proveniente da sinistra e pareggia. L'1-1 dura 60 secondi. Quadio prende velocità e impegna Pitarresi, che non trattiene, favorendo l'intervento sotto misura di Panipucci, che riporta in vantaggio il Briga. Al 28esimo il Briga sfiora il terzo gol, ma Pitarresi nega a Quadio la marcatura. Bello il destro giro del fantasista bianco-blu, strepitosa la risposta del portiere. Al 29esimo sale in cattedra anche Baccin, che di piede respinge la conclusione di ravvicinata di Freddini. Il finale è caldo e si accende al 46esimo, quando Paracchini, praticamente da metà campo ma con Pitarresi a terra, realizza il terzo gol. Il capitano bianco-blu non si accorge dell'infortunio di Pitarresi, che lascia il campo poi infortunato, e sembra quasi scusarsi quando si accorge dell'avversario a terra. La palla rotola in rete e dalla panchina del Ponderano si leva qualche protesta. Ha vinto anche la Juventus Domo, facendo un favore al Vogogna, 3-0 contro il Dormelletto. È una bella Juve Domo quella che vince 3-0 il Curotti contro il Dormelletto, aggiudicandosi la certezza aritmetica della salvezza con due giornate d'anticipo. Partita che non riserva né gioco né emozioni per tutti i primi 30 minuti. Si fa avanti timidamente il Dormelletto al 20esimo con De Paoli, che si coordina male su una palla che la difesa granata non era riuscita a spazzare. E al 32esimo, con un debolissimo tiro d'esterno, ci prova anche Coscia, ma Lattanzio para senza alcun problema. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo la partita si accende, soprattutto quando la Juve Domo ha spazi a disposizione. Al 35esimo Agliata verticalizza bene per Comparoli, che si libera, salta l'uomo e si lancia tu per tu con Scottini, che al momento del tiro riesce a distendersi bene ed evitare il gol. La rete di Granata però arriva soltanto due minuti più tardi. Su una mischia da calcio d'angolo, Marra si ritrova un pallone perfetto per il tapis sul secondo palo e lo trasforma. Dopo il gol, la Juve Domo continua a tenere un ritmo alto, grazie a un pressing intenso che più volte mette in difficoltà i difensori avversari. Al 38esimo, i Granata sono ancora pericolosissimi in contropiede con Comparoli, che apre per Artianchin. L'esterno chiude lo scambio e Comparoli cerca il primo palo, ma Scottini c'è e deve in angolo. Sul corner stacca bene di testa Marra, che sfiora il secondo palo. Nella ripresa ancora Granata in avanti, al quinto minuto Soncin salta più in alto di tutti su un cross dalla destra, ma il pallone è di poco alto sopra la traversa. Al 17esimo si fa avanti il Dormelletto con un pallone lungo dalle retrovie. Lattanzio esce su Sacco, che prova il pallonetto e lo travolge, per l'arbitro è tutto regolare. Al 21esimo occasione per Granata con Marra, che raccoglie un cross dalla destra su cui tutti vanno a vuoto, il suo destro però è murato. Al 24esimo ancora con Paoli pericoloso. L'attaccante, oggi unica punta per l'assenza dello squalificato Bini, entra in area della destra e prova a battere Scottini in diagonale, ma non trova la porta di poco.
Al 38esimo il Dormeletto va vicino al gol con il tiro da fuori di Lionello, un pallone che si abbassa e che Lattanzio in tuffo riesce a deviare in angolo. La partita però la chiude una granata al 43esimo. Il giovane Malvicini, entrato a partita in corso, protegge palla con l'uomo alle spalle, si libera in contropiede e serve un pallone bellissimo per Comparoli, che solo davanti al portiere segna il gol che vale la vittoria. Al 48esimo per Malvicini arriva anche la gioia del primo gol in promozione con la maglia granata. Sul pallone lungo della difesa, Scottini va a vuoto, lasciando l'attaccante della Juve Domo lo spazio per segnare a porta vuota. Un netto 3-0 per una bella Juve Domo, che con questi tre punti mette nero su bianco la salvezza. Andiamo in prima categoria, ecco i risultati: Mergozzese Gattinara 2-1, Romagnano Sizzano 1-5, 1-1 tra Trecate e Bule Bellinzago, 2-1 tra Fomarco e Olimpia Sant'Agabbio, Momo Cannobiese 3-1, Feriolo Ornavassese 2-3, Agrano Crevolese 0-2, Serravallese San Martinese 0-2. Il Bule è già promosso, Sizzano e Trecate a 50, Ornavassese a 49, con anche la Crevolese in lotta per i playoff. In fondo la Mergozzese è retrocessa. Per quanto riguarda invece la seconda categoria, ecco i risultati del turno: Grignasco Leggio Castello 0-3 Tavolino, Quaronese Armeno 3-0, Lozzolo Provigezzo 1-0, Voluntasuna Crodo 1-0, Casale Cortecerro Varzese 3-3, Riviera d'Orta San Pietro Gravellona 1-4, Bettole Virtus Villadossola 0-5. E la classifica vede un duello tra Virtus Villadossola e Quaronese a 48, poi c'è lo Leggio Castello a 47. Per quanto riguarda invece la terza categoria, un campionato che si sta sviluppando in maniera simile alla seconda: Beurese Maggiora 0-2, Voluntas Villa Montecrestese 0-1, Caltignaga San Vittore 0-6, Fondotoce Barengo 2-2, Mezzo Merico Varallo e Pombia 1-0, Branzacchi United Dinamo Omegna 1-2. Ha riposato il San Maurizio, il Maggiora è avanti di 7 lunghezze rispetto alla Dinamo Omegna, San Maurizio a 35 più staccato. In fondo ci sono il Voluntas Villa e il Caltignaga. Abbiamo trasmesso in diretta durante l'arco di tutto il pomeriggio il Rally Due Laghi Città di Domodossola. È stato un grande spettacolo di pubblico, ha vinto ancora una volta Davide Caffoni. Davide Caffoni ha dominato la sesta edizione del Rally Due Laghi Città di Domodossola, ha vinto le tre prove speciali del mattino e poi si è imposto nell'ultima San Domenico mettendo la ciliegina sulla torta. Per lui, in coppia con Max Minazzi, poker in questo rally organizzato da New Turbo Mark. Aveva già vinto le prime due edizioni e poi quella del 2018. Nelle prime prove speciali del pomeriggio hanno provato a metterlo in difficoltà Marco Laurini e Alex Vittalini, ma non hanno potuto nulla. Entrambi si sono dovuti accontentare di un piazzamento sul podio e di una vittoria parziale. Per Laurini con Grossi è arrivata l'affermazione sulla seconda Montecrestese e il secondo terzo posto consecutivo al Due Laghi, mentre il Larriano Vitalini ottima prima posizione nella seconda Antrona e piazzamento d'onore come nel 2016. Quella volta era in coppia con Cerè, questa volta con Chiachella. Fuori dal podio per soli due secondi, ma autore di un pomeriggio da favola, Gianesini con Franzi. Prestazioni convincenti soprattutto sull'Antrona. Bruni Esposito con un colpo di coda hanno scalzato dalla quinta piazza Fabrizio Margaroli e Andrea Dresti. Il detentore del vaglio Solane non ha vissuto la sua miglior giornata. Addirittura peggio è andata suo fratello Massimo, costretto al ritiro dopo la prova speciale 4. Tondina si è imposto nella categoria R3C cogliendo un settimo posto assoluto. Re ottavo con Renault Clio Super 1006. Sorpresa di giornata Petrucciani Cittadino. Noni primi nella classifica K10. Ha chiuso la top 10 Giovanella. In archivio così il primo rally della stagione sulle strade dell'Ossola. Il prossimo sarà il 22-23 giugno, il 55esimo Vaglio Solane. Intanto però Caffoni, dopo l'esperienza a Monte Carlo, ha messo in bacheca un altro titolo, confermandosi pilota di altro livello. Decisiva in chiave vittoria l'Antrona con asfalto bagnato del mattino. Lì infatti Caffoni e Minazzi hanno dimostrato di avere qualcosa in più, mettendo in discesa il loro rally. Half Marathon, una bella cavalcata da Verbania a Stresa, ecco il riassunto.
Kenya ed Etiopia protagonista alla Lago Maggiore Half Marathon, ma anche tanta Italia. Vittoria nella 21 km maschile del keniano Kebor davanti all'italiano Said Daba. Terzo etiope, il tempo finale 1:01:08, non cade il record. Nella 21 km femminile, vittoria etiope di Meseret in 1:11:46 davanti all'azzurra Silas e all'etiope Grebeama. Nella 10 km invece primo posto per il ghanese Johnson nella gara maschile, e nella 10 km femminile prima l'italiana Nardo. La Igor giocherà gara 3 lunedì, intanto ha battuto Bisonte Firenze in gara 2. Sarà la terza e decisiva sfida a decidere la qualificazione in semifinale tra Igor Gorgonzola Novara e il Bisonte Firenze. Dopo l'impresa di gara 1, la squadra di Gianni Caprara ha fatto vedere le streghe alle piemontesi anche nella sfida della Pala Igor, a tratti dominata da Piccinini e compagni, fino a quando Firenze non ha trovato il modo di mettere qualche granellino di sabbia nei meccanismi di gioco delle padrone di casa, che hanno subito la rimonta sino ad arrivare ad un passo da un tiebreak che sarebbe stato ancora una volta un golden set, esattamente come quello giocato e vinto mercoledì in Champions League. Barbolini ha avuto per 2 set e mezzo la consapevolezza che la sua squadra aveva ben assorbito lo sforzo profuso contro il Vakif Bank e la sbornia per la qualificazione alla finale di Berlino, ma ha poi anche rivisto la fragilità di una squadra a cui sembra mancare solo la continuità. Bene per lunghi tratti il muro e la difesa, almeno fino al blackout del terzo e quarto set, quando Firenze è arrivata ad avere anche 7 punti di vantaggio prima di farsi rimontare, arrivare ancora a 2 punti dal set per poi subire la reazione d'orgoglio di Veljković e De Gonu. L'opposto azzurro è stato ancora una volta la top scorer del match con 27 punti, ma super è stata la sfida tra Sorokaite da un lato e Michelle Barsh dall'altro, 20 punti entrambe e bravissime in attacco come in difesa e ricezione. Importante l'apporto anche delle panchine, con De Gradi a cambiare il volto di Firenze a partire dal terzo set e Letizia Camera una volta ancora decisiva nel rimettere la squadra in carreggiata nel finale di quarto parziale. Lunedì si torna in campo a Novara per una belle che si preannuncia spettacolare. Ricordiamo infine il parziale del derby del canestro tra la Vinaville Cipirdo Modossola e la Paffoni Fulgor Omegna. Ha vinto Omegna 61-52. È veramente tutto per questa sera con Domenica Sport. Grazie per averci seguito.